Ciao carissimi polletti, questo è il vostro carissimo, nonché amatissimo, nonché uomo più sexy del tubo, Electric. Beh, e se non lo sono mi offendo, mi metto a piangere, ma spero che per voi sia così e che non ci sia il ragazzo più fico e affascinante del vostro, appunto, carissimo Electric Peo, che oggi è qui su questa Radio Peo frequenza 07 e 90 500 millilitri.5, semplicemente per parlare insieme come facciamo sempre, mentre che si crea un disegno alle nostre spalle registrato in passato. In questo caso si tratta del disegno per Pianeta Hobby. Che cos'è Pianeta Hobby? Basta che lo googlate, troverete un sito ed è appunto un negozio di robe molto nerd, da carte di Pokémon, Yu-Gi-Oh, action figure, tutte ste robe qua, che ha locazione fisica a Milano e lavora insieme spesso a Fede Chita, a The Lars e altri componenti di YouTube, in particolare in campo nerd, appunto come Pokémon. E che cosa dire, abbiamo quindi fatto insieme questo lavoro per rinnovare il loro canale, perché immagino vogliano perseguire quest'idea di fare un canale YouTube che sia incentrato appunto sul loro negozio. Non so se quindi si occuperà di recensioni di cose nerd eccetera, comunque sia io starò insomma attento a seguirlo in caso, perché magari faranno cose più che interessanti riguardanti questo mondo. Abbiamo fatto quindi un banner e altre grafiche che poi vi farò vedere, ma in particolare quella registrata che vedrete oggi è proprio il banner. E qual è il topic della giornata? Io non saprei. In realtà ci stavo pensando. Che cosa ho fatto ultimamente in modo da parlare, che mi venisse un'idea di cui parlare, no? E ho pensato, cacchio, non molto tempo fa, pochi giorni fa, sono andato al cinema e ho visto Logan. Logan, che sarebbe il film conclusivo, incredibile film conclusivo della saga di Wolverine, in cui io non voglio spoilerare nulla, però comunque cercherò di descrivere un po' la faccenda, perché tante cose mi hanno fatto davvero cascare le braccia e tante altre ho detto sì, però sai che alla fine è stato un bel film. Sicuramente la Fox non è quella casa, cioè è importante, ok? Però non è quella casa di film o di serie che ha tutti sti soldi come alla Marvel e alla Disney, perché sapete che ormai la Marvel è di proprietà della Disney e la Disney c'ha una fracca di fracchini di vagonate dei soldi, che magari la Fox anche ha, anche lei ha i suoi vagoni di soldi, ma non sicuramente a livello della Disney e della Marvel. Quindi fa i suoi film, che con delle buone idee possono uscire dei bei film, dei signori film, senza esagerare come un Age of Ultron degli Avengers, in cui il 90% del film sono effetti speciali assurdi ed è una gran figata, eccetera. Quindi qui può contare molto l'idea e l'interpretazione di questa idea, un lavoro un po' più vicino al cinema classico piuttosto che quello d'azione pieno di effetti speciali. Non che non ci siano qui, per carità, abbiamo pur sempre il nostro caro amico con gli artigli che escono dalle cazzo dei pugni, quindi effetti speciali ce ne sono. E ci sono anche tante belle sorprese, secondo me, tante cosette. Io, non avendo visto chissà quanto trailer o letto cose, sono andato un po' lì come per dire, oh, è uscito un film che si chiama Logan e io non me lo sono cagato non me lo sono cagato per niente fino a prima. So solo che è uscito, non ho mai visto un trailer né niente, però andiamo a vedere, perché so che è la saga conclusiva, proprio perché l'attore stesso aveva detto, ragazzi, è mo un po' di anni che famo Wolverine, no? E mo è ora che chiudiamo la faccenda, perché, cioè, io mi penso che il primo film di Wolverine l'avrò visto che appunto facevo ancora le superiori, quindi sono stati 10 anni fa almeno, 9, non saprei, e quindi ci sono cose belle e cose brutte quando si tratta di saghe conclusive, in generale, per qualunque saga, che si tratta di Signori degli Anelli, Harry Potter, quello che cazzo vi pare, è sempre un peso per chi fa quel film lì, dire ok, devo concludere bene questa volta. Vedi, che ne so, l'ultimo film di Batman, della saga di Christopher Nolan, sicuramente non era a livello del Cavaliere Oscuro, e anzi, se lo vedete in inglese, scoprirete che in realtà Bane è... siete fortunati ad averlo visto in italiano, perché la voce originale di Bane pare quello di un handicappato davvero deficiente che parla male e ti fa quasi ridere, diventa quasi divertente quel film. È tipo, che cosa vuoi fare adesso? E io adesso conquisto la città e poi ammazzo Batman. Sembra proprio fuori di testa. Comunque sia, torniamo al nostro topic, ovvero Logan, questo film, che è, allora, nel fumetto, senza che adesso
non voglio dire spoiler di qua, spoiler di là, sono cose che ormai o si sanno o non si sanno, sono avvenute nel fumetto e il fumetto Marvel continua ad andare avanti. Logan a un certo punto muore, ok? Qualche anno fa è successo, qualche anno fa no, forse 2 anni fa appena, o 1, va bene, comunque sia. Logan è morto. Wolverine è morto. C'è stato addirittura un combattimento spietato tra varie parti, proprio perché tutti erano interessati a recuperare lo scheletro di Adamantio, ovvero il metallo più raro e potente che ci sia nell'universo Marvel, e volevano tutti il suo scheletro. Con l'All New Marvel Now, tutta la serie della Marvel nuova che si rinnova ogni anno, vedrete che proprio nel 2016 è stato caratterizzato da una nuova Wolverine, che è X-23, cioè l'esperimento numero 23, quelle faccende lì, bla bla bla. X-23 che è una ragazza che ha lo stesso potere di Wolverine rigenerativo e che escono soltanto 2 artigli anziché 3, più alcuni piedi. Gran figata al fumetto, gran figata lei, sempre piaciuta come personaggio fin dalla sua introduzione proprio nel mondo Marvel, che è successo tanti anni fa, e questa volta l'hanno proprio messa al posto di Wolverine, così come è successo con Thor, che è stato sostituito da una femmina, pensate, e infatti ha avuto un grande aumento delle vendite e il fumetto di Thor, così come la nuova Miss Marvel è una ragazza tipo indiana, quindi diciamo che la Marvel ha portato una bella secchiata di freschezza e di buone idee l'anno scorso, 2015-2016 direi, e quindi ben venga. Mi è piaciuto molto anche la serie di Occhio di Falco, ma continuiamo a parlare di Logan, non usciamo troppo fuori discorso. E si sa come va a morire Logan, per un bel po' di numeri su Wolverine c'è questo declino della sua persona, proprio perché lui a un certo punto perde i suoi poteri, ok, a seguito di altri cazzi. Se stiamo a parlare di tutto, davvero stiamo qui altro che 10 minuti, ce ne stiamo 40, perde i suoi maledetti poteri e si vede questo deterioramento, il fatto che lui ogni volta che gli escono gli artigli dalle mani soffre come un cane maledetto, e le ferite ovviamente non guariscono più, ci vogliono i suoi tempi come gli esseri umani normali, è un macello, a un certo punto crepa, ciao, è finito lì. Invece in questo film qui sembra che più che ha perso i poteri, lo introducono subito come se ci avesse una sorta di malattia o un qualcosa che quindi non permette più al suo gene mutante di essere forte e attivo come una volta, quindi non si rigenera più così in fretta, ci può assomigliare. E viene introdotta anche qui X-23, questa ragazza qui, che nel fumetto è una signora ragazza, nel senso che è una teenager, bella, figa, gnocca, invece qui è una bambina. E quindi immaginatevi una bambina che fa strage di soldati in modo sanguinolento, eccetera. Questa è sicuramente una parte, un plus per questo film, perché sinceramente se c'è una cosa che non mancano i film della Fox, nei X-Men in generale, è la violenza. Vedete Deadpool, ma vedete anche altri film degli X-Men o di Wolverine, la violenza vera e propria e cruda, non è come il film degli Avengers che sono un po' per la famiglia. Io non posso far vedere questo film a mio figlio come non potevo far vedere Deadpool a mio figlio, però io me lo sono anche goduto, forse anche per questo, perché è un po' più crudo, bello, sangue, artigli che si infilzano, escono dall'altro lato della faccia, che si infilzano sotto la mascella e si vedono attraverso la bocca, escono sulla fronte, cioè tutto quello che vedrete se andrete lì a vedere questo film, che tra l'altro non c'è più nelle sale, quindi non lo andrete sicuramente a vedere, quindi magari starete parlando con me e dicendo sì sì è vero perché l'ho visto, o no non lo potrò più vedere, dovrò aspettare mesi adesso. E ci sta anche in questo film ovviamente Xavier, attore originale anche di Xavier, che deve portare anche a lui a conclusione, nel senso che qui adesso dico davvero, attenzione spoiler, muoiono 2 personaggi importanti, ovvero il protagonista Wolverine e Xavier. E per dirlo molto semplicemente, muoiono tutti un po' a cazzo di cane. Cristo, no? Ma se devi fare un film conclusivo, cioè Xavier è morto come, non lo so, muore un personaggio, non saprei, in un film sulla Seconda Guerra Mondiale, uno dei tanti soldati comparsa che muoiono lì. Però non è stato tipo, oh mio Dio, morto Xavier, Cristo il macello, no? È morto tipo un dio, la mente più potente del mondo, cazzi e mazzi, no? È tipo, ciao, morto. E il cattivo, innanzitutto anche l'antagonista principale, forse non era uno dei migliori visti proprio in tutte le serie di X-Men, film di X-Men fatti dalla Fox. Quindi è stato molto positivo il
il deterioramento di Wolverine, l'introduzione X-23, le scene d'azione, eccetera, molto negativo per quanto riguarda invece le conclusioni vere e proprie, le cose veramente corpose del film, come il cattivo principale, e la morte dei protagonisti, e non lo so, e non so bene neanche che dire a riguardo, se c'è altro da dire, ma lo consiglio comunque sia, perché alla fine è stato comunque un bel film carico d'azione, bello tosto. Wolverine non è mai stato così violento e cattivo. Questo Wolverine che un po' arranca e che non è più quello strafigo che oh, ammazzo tutti, è più tipo quello oh, non gliela fa, ma porca troia, mo te lo ficco dal culo, starti io, te lo giuro. E quello, questo più o meno è il film. Beh, penso che qui abbiamo finito il tempo a disposizione, Cristio. Cristio, che è la nuova esclamazione che è il messo tra Cristo e Cribbio. Abbiamo finito il tempo a disposizione, quindi io direi che ci vediamo al prossimo video. Spero che questo disegno qua sopra vi sia piaciuto, che vi abbia fatto abbastanza compagnia. Mi raccomando, se così è stato, mostrate un po' d'amore al pulsante qui sopra, pollice in su, qui sotto, che sopra. E questo era Electric Pig.